Lucio Vitali, che cosa serve alle aziende italiane per crescere in questo contesto? È difficile sicuramente poter ipotizzare una crescita nei prossimi anni delle nostre aziende basate sui consumi italiani. La situazione economica è chiara, pensare che ci sia una crescita dei consumi è difficile, anzi probabilmente ci sarà una decrescita. Quindi le aziende dovrebbero guardare fuori, dovrebbero esportare. Il problema è che oggi le aziende italiane esportano meno delle aziende tedesche. La media in Italia è che l'export vale circa 29 punti percentuali rispetto al PIL. Media europea è 40, la Germania fa 50, quindi devono guardare fuori. Lo fanno poco perché tradizionalmente noi abbiamo poche grossissime aziende rispetto alla Germania o alla Francia, abbiamo tante medie aziende che nel mondo fisico hanno più difficoltà ad esportare perché hanno meno risorse manageriali e risorse economiche. C'è anche un problema di competenze, che cos'è che manca? C'è un tema di consapevolezza, o meglio, la consapevolezza sta arrivando, ma tendenzialmente si pensa che il digitale valga ancora poco. Se uno guarda le percentuali dell'e-commerce, facendo una media di tutte le categorie, più o meno si vende il 3% online rispetto al 97% fisico, però c'è una percentuale grossissima che è influenzata dall'online, anche se fisico, circa il 30%, Stati Uniti il 50%. Quindi la prima è una consapevolezza sbagliata che vale poco, anche se questo, come dicevo, sta cambiando. Il secondo però è un tema forte di competenze. Le competenze manageriali di business, quelle alte, tendenzialmente sono legate a quelle più digitali, tecnologiche, che normalmente stanno in basso. Quindi quello che ho chiamato il digital divide delle competenze. Quindi è fondamentale che ci sia, che salgano queste competenze nelle gerarchie aziendali. Ecco, a questo punto servirebbe una ricetta. Ma la ricetta è intanto iniziare a rafforzare questa consapevolezza, cioè il digitale deve diventare una priorità per gli amministratori delegati, per i top manager, deve diventare una priorità, deve essere sempre sui tavoli, il che significa parlarne, il che significa prendere competenze sempre più importanti, cioè deve diventare un punto forte per loro. Questa è la prima. La seconda riguarda però il mercato dell'offerta. Anche dal punto di vista degli operatori, il mercato digitale, inteso come servizi digitali, è estremamente frammentato, tantissime piccole realtà che provano a fornire servizi, hanno delle grosse competenze tecnologiche, ma ne hanno poche di business, quindi anche sul lato offerta ci deve essere una maturazione, una crescita. Grazie. Prego.